Buonasera, ben ritrovati. Nuova puntata di Angoli che iniziamo con il ricordare subito la mail per comunicare con la redazione del programma angoli@espansionetv.it. Mi raccomando, scriveteci. Adesso vado a presentare le due ospiti di questa prima parte della puntata. Abbiamo con noi Lella Tronchetti Provera, consigliera di AIRC, e Elena Maspero, ricercatrice di AIRC. Buonasera. Buonasera. Allora, l'appuntamento è importantissimo perché anche quest'anno, in occasione della festa della mamma, torna l'azalea della ricerca. Le piazze coinvolte in Italia sono molte, sono circa 3.600. Anche a Como troveremo il nostro banchetto dove poter contribuire. In Piazza del Duomo, in Piazza come del sempre. Duomo. Benissimo. E allora, prima di così fare un po' il punto assieme su quello che accade, io farei vedere ai telespettatori un filmato che è stato prodotto proprio da AIRC, in cui si danno delle importanti informazioni, perché, come dire, la lotta al cancro parte proprio dalle abitudini quotidiane e soprattutto da atteggiamenti di prevenzione. Allora, ce lo vediamo assieme, poi torniamo in studio e lo commentiamo. Si stima che tra le donne in Italia vengano diagnosticati ogni anno 169.400 nuovi tumori. Molti di questi tumori potrebbero essere prevenuti con un'alimentazione sana, evitando fumo e abuso di alcol, facendo attività fisica regolare, sottoponendosi a controlli medici e screening di prevenzione. Grazie alla ricerca, gli strumenti di diagnosi precoce dei tumori femminili sono sempre più accurati. La mammografia è un esame radiografico che consente di individuare noduli al seno non ancora palpabili, dovuti alla presenza di un tumore. L'esame è lo strumento internazionale per lo screening del cancro al seno ed è sicuro perché il quantitativo di radiazioni a cui ci si espone è modesto. Il Pap test è un esame che verifica la presenza di cellule anomale sulla superficie del collo dell'utero. Può essere effettuato durante una normale visita ginecologica, richiede poco tempo e non è doloroso. È rivolto a tutte le donne dopo l'inizio dell'attività sessuale e comunque dai 25 ai 64 anni. Dovrebbe essere effettuato ogni 3 anni, salvo diversa indicazione del medico. La ricerca di sangue occulto nelle feci consente di rilevare tracce di sangue non visibili a occhio nudo, segnalando la presenza di eventuali polipi che possono portare al cancro del colon retto. È un esame rivolto a donne sopra i 50 anni e fino ai 70-74 anni e va effettuato ogni 2 anni. Prevenire il cancro è possibile. Rivolgetevi al vostro medico per qualsiasi chiarimento e per pianificare i controlli di screening. Programmate annualmente le visite di controllo e contattate i centri di diagnostica pubblica per garantirvi la regolarità degli appuntamenti ed essere informati su costi ed esenzioni. La prevenzione fa passi da gigante grazie alla ricerca, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Sostieni anche tu l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Insieme rendiamo il cancro sempre più curabile. Beh, bello questo concetto di rendere curabile il cancro assieme. Peraltro questo è un concetto che lei sperimenta, no, Elena, nel suo lavoro, sì. Perché essere ricercatrice di AIRC e per AIRC è un valore aggiunto. Certo. Come funziona? Dunque, io grazie al contributo che AIRC dà, rivolto a diversi ricercatori, a veramente tanti ricercatori in Italia, posso lavorare, posso studiare determinati aspetti principalmente biologia molecolare, quindi io studio dei meccanismi che sono alla base del funzionamento cellulare e che spesso sono chiaramente alterati nelle condizioni patologiche, quindi tumorali. Lo faccio questo a Milano, nell'istituto IFOM, sotto la coordinazione della dottoressa Simona Polo. È importante la ricerca ed è importante la ricerca di base, la ricerca che studia questi meccanismi di base, perché è grazie a questo che ci permette di conoscere e capire cosa viene, si altera, cosa è diverso nello stadio patogenico e quindi dell'insorgenza della malattia, e ci permette di poter identificare dei bersagli mirati su cui andare ad agire con dei farmaci, quindi che funzionino senza essere così dannosi per le cellule sane, ma che possano effettivamente avere un'importanza e un bersaglio specifico solo sulle cellule malate. Caspita, a me questo, guarda, mi fa sentire come se con il contributo di un'azalea aiutassi un supereroe, che nel caso è lei, ricercatrice, che effettivamente dai progressi che sta facendo la ricerca davvero
notevoli, insomma, ci fa ben sperare, anche perché io ricordo qualche dato, poi Lella mi aiuterà anche lei a integrarli. È vero che la sopravvivenza, ad esempio, nel tumore alla mammella per le donne è molto avanzata negli Esatto. ultimi anni. Si parla negli ultimi 5 anni di un passaggio dal 78 all'87%, che insomma è un grosso miglioramento. Però siamo lontani, come giustamente riportano i comunicati, dal 100% di guarigione che è auspicabile. A questo va aggiunto il fatto che molte nuove diagnosi riguardano donne giovanissime, intorno ai 30-40 anni, quindi donne magari anche desiderose poi un domani di diventare mamme. Allora la ricerca magari si muove in quelle circostanze per cui si mettono in pratica delle conservazioni, no, delle cellule riproduttive per rendere possibile questo sogno. È giusto. In parte è assolutamente corretto, c'è anche da dire che lo sviluppo comunque di farmaci che siano effettivamente meno dannosi per tutto, per gli organismi che sono sani, o parte insomma dei tessuti che sono ancora sani, permettono comunque di guarire molto più velocemente. E quindi di essere comunque ben predisposte alla possibilità di avere appunto figli, senza avere, immaginiamo la chemioterapia che si faceva anche soltanto 10 anni fa, non è chiaramente più così tossica come in alcuni casi si può fare ora con delle molecole anche molto più, meno dannose per Certo. tutte le cellule normali che circondano il tumore. Anche lei, Lella, aveva raccolto qualche dato riguardo anche all'attività di AIRC negli anni. Certo, dunque solo nel 2015 in Lombardia sono stati assegnati 255 progetti di ricerca per 34 milioni di euro, tutto grazie alla distribuzione delle arance, delle azalee, dei cioccolatini e i contributi di 4 milioni e mezzo, scusate, di soci e sostenitori. Quindi è basilare l'aiuto, poi lei lo potrà dire che quanto dallo Stato e quanto dà l'AIRC alla ricerca. La percentuale È meglio non sapere le è... percentuali reali. E comunque io poi posso veramente testimoniare quanto AIRC possa contribuire nella crescita, insomma, di un ricercatore. Io ho avuto l'opportunità di ricevere una borsa di studio AIRC di 3 anni durante il mio periodo di dottorato e adesso, grazie appunto a un altro finanziamento AIRC ricevuto all'interno del nostro laboratorio, possiamo continuare anche parte della ricerca che avevo portato avanti durante il progetto di dottorato. Bene, peraltro sul sito di AIRC.it, sul sito è possibile vedere anche i parametri per poter donare il 5 per 1000, no? Questo è un momento in cui tutti ci troviamo a fare la dichiarazione dei redditi. Si può scegliere di donarlo ad AIRC, oltre che ovviamente acquistare eventualmente la zalea, no? E partecipare alle Certo. varie iniziative, anche quello è un modo che Certo. contribuisce alla ricerca. Ci vediamo il filmato che riassume, no, con una testimonial quali sono anche i valori dietro a questa giornata. Vi sembrerà strano, ma questa azalea in 30 anni ha contribuito a rendere i tumori femminili sempre più curabili. È l'azalea della ricerca di AIRC. Domenica, festa della mamma, le troverete nelle piazze delle vostre città. Per sapere dove, visitate il sito airc.it. Contro il cancro, io ci sono. Ecco, in effetti anche tutto l'indirizzario, no, delle piazze, abbiamo detto sono 3.600 in Italia, è disponibile sul sito di AIRC. Allo stesso modo, nelle varie sezioni del sito si possono trovare anche altre importanti informazioni, come ad esempio buone abitudini da mettere in pratica proprio nella vita quotidiana, nonché informazioni ad esempio sugli screening diagnostici, come funziona. Insomma, a Certo. volte si ha anche un po' di timore, no, di Certo. esami invasivi, invece viene spiegato nel dettaglio, come funziona.
Detto questo, io non mi resta altro che ringraziarvi, rinnovare l'appuntamento ai telespettatori domenica, la prossima domenica in Piazza Duomo, giusto? Piazza Duomo a Como, a Cernobbio, Piazza Lago, a Cantù. E poi c'è poi altre 3.000 e passa. Grazie mille entrambe per essere state con noi qua stasera. Va bene, allora noi adesso ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco con la seconda parte di Angoli.